Oggi disegniamo col dito. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un bellissimo disegno a penna che sono certa saprete fare anche voi. Idea scovata su Instagram, ho voluto riproporvela perché questo è il classico disegno che dà un'enorme soddisfazione a chi lo fa, anche perché per farlo non bisogna essere bravissimi in disegno. Non bisogna essere neanche bravi, bisogna semplicemente sedersi e provare a farlo. E allora spostiamoci di là e andiamo a disegnare le canne di bambù. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro disegno facile facile, un disegno di effetto moderno, una vera e propria piccola opera d'arte, veramente con un piccolissimo tecnicismo che vi farà sbalordire. Allora, innanzitutto la bontà dei materiali, quindi una buona penna nera permanente. Io uso queste liner 07 della Staedtler, le pigment liner. La 07 ha una punta bella spessa perché deve lasciare un carico di colore abbastanza grosso. Poi una matita qualunque, non importa, una buona gomma. Io uso la gomma elettrica Derwent, ma anche una gomma normale siliconica va benissimo. Poi la carta. La carta è la grande protagonista di questo lavoro perché dalla sua bontà deriva tutto il lavoro. La carta deve essere liscia, bella bianca e soprattutto recettiva al punto giusto, cioè ci deve dare il tempo di sfumabilità. Non deve assorbire troppo in fretta l'inchiostro, ma deve fissarlo poi bene una volta che lo assorbe. Queste caratteristiche ce l'ha questa carta da disegno, la White White della Fabriano, che ha un grado di bianco incredibile ed è una bellissima carta da disegno liscia. È 300 grammi e questa è 20 fogli 20x20. Vi metto il link qua sotto dovesse mai interessarvi. Poi una cornice da poco, queste sono le nitia dell'IKEA, costano poco più che un euro, sono due cornici mi pare a 2 euro, ma ci sono anche queste per esempio dell'IKEA, le Fiskbo, che costano un euro a cornice, quindi con pochissimo potrete creare il vostro bellissimo manufatto anche da regalare. Apro una cornice e prendo la porzione di carta che mi interessa e la taglio via dal resto del blocco per una questione di praticità. Adesso devo segnare quello che è l'andamento della mia composizione. Oggi faremo delle canne di bambù, quindi decido di segnare quello che è proprio l'andamento delle canne. Ok, queste sono le canne che farò con voi. Cominciamo in un modo molto semplice. Noi dovremo disegnare con una penna che rilascia abbastanza inchiostro un trattino sul basso e tirare su e giù. L'inchiostro. Con un movimento molto controllato del dito. E allora vi faccio vedere, perché da questo dipende la bontà di tutto il lavoro. Allora, trattino abbondante e tiro su, trattino abbondante e tiro giù, in concomitanza con la giuntura tiro su e tiro giù, trattino e tiro su, trattino e tiro giù. Se la mano mi si sporca troppo, lascio asciugare l'inchiostro e dopo riprendo ad usarla.
trattino e tiro su, trattino e tiro giù. Posso rinfrancare aggiungendo inchiostro e tirando ancora giù. Quello in cui dovrete essere bravi è la congiunzione delle canne, e allora vi faccio vedere. Per esempio, parto da questa, tiro su, tiro giù, tiro su, tiro giù, tiro su, la faccio passare dietro, quindi salto, niente ragazzi, ora divertitevi voi a creare il vostro canneto. Fare le tipiche foglioline dove ci sono le congiunzioni, fate un pallino e tirate fuori . Finito, incorniciamola, vediamo com'è venuto. In 5 minuti, facile facile, un quadretto che è una meraviglia, sembra lavoratissimo e fatto con 4 colpi di dita. Veramente semplicissimo, veramente di grande effetto. Un modo carino per avvicinarsi al disegno. Vi dicevo, visto su Instagram questo modo di disegnare e ho voluto subito riproporvelo perché sono certa vi piacerà tantissimo, anche per passatempo o semplicemente per regalare qualcosa di bello a chi volete bene, così un pensierino vostro. Bene, spero vi piaccia questo modo di disegnare, lasciatemelo detto tra i commenti, se il video vi è piaciuto condividetelo e noi ci rivediamo qui dopo le foto. Ciao! Visto che facile questo disegno e che bello, che effetto! Come avete visto, io poi ho realizzato 2 quadretti con delle cornici da 1 euro e con 2 euro ho creato un regalo, un dono, un abbellimento per la mia casa. Veramente, veramente belli, personali, unici e fatti in 4 e 4 8. E allora sperimentate, sperimentate con le penne, sperimentate con le dita, sperimentate con la creatività, ma soprattutto divertitevi e scegliete naturalmente una penna con un abbondante rilascio d'inchiostro, quindi ho una penna con il cuscinetto come queste oppure una penna in gel, va anche molto bene, e una carta molto liscia. Questi 2 unici segreti per riuscire a fare questo bel disegno. Adesso, sempre col dito con cui avete disegnato, schiacciate quel bel pollice in su, schiacciate iscriviti sul canale, schiacciate la campanella per rimanere sempre connessi col mondo di arte per te e soprattutto venitemi a trovare sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!